L'assemblea dei soci della Spoleto Credito e Servizi si è conclusa da qualche ora. Siamo con Giovannino Antonini, membro dell'unica lista presentata in assemblea che ha riscosso un consenso plebiscitario. Dottor Antonini, un'assemblea piuttosto movimentata, molto partecipata, quali sono le prime impressioni e quali le prospettive da qui a qualche mese per la cooperativa? Diciamo oggi è stata una giornata, ritengo, molto importante per la vita sia della Credito e Servizi che della banca. Avete potuto tutti oggi toccare con mano che partecipazione c'ha questa banca, questa Credito e Servizi. Cioè la gente viene da tutte le parti oramai d'Italia per essere vicino a questa azienda che è rimasta l'unica banca del territorio. Noi, proprio vedendo questo entusiasmo, siamo oramai impegnati a difendere l'autonomia di questa banca, perché questo poi è il risultato che serve a chi vive in queste zone, agli artigiani, ai commercianti, alle famiglie, ai lavoratori, ai giovani che cercano un posto di lavoro. Per cui noi siamo, ritengo, un'ancora di salvezza per una parte della società molto importante. L'entusiasmo di oggi mi ha commosso perché, come avete visto, gente incredibilmente si è avvicinata a noi e ci sta sostenendo con le proprie forze in un momento difficile della società, perché stiamo vivendo un momento molto difficile. Vedere questo entusiasmo intorno a una banca, penso che sia una delle poche assemblee di banche in questo momento dove, o di proprietà di banche, dove si può trovare un entusiasmo come questo. Qualche critica è piovuta per il modo di condurre le votazioni dell'Assemblea, c'è chi avrebbe preferito lo scrutinio segreto. E poi, a proposito della lista, un breve cenno, ci sono dei nomi piuttosto nuovi ma anche alcune vecchie conoscenze. Che sintesi rappresenta questa lista? Abbiamo voluto rinnovare 5 persone mettendo un professore universitario, un generale dei Carabinieri in pensione da giugno, un avvocato, avete visto, conoscete tutti, l'avvocato Caparvi, è rientrato Galli Leodino e poi il giovane Valentino Rodolfo, che è uno stimato professionista di questa città che tutti conoscono e stimano. Prospettive future, l'impegno di tutti noi, perché da noi dipende la salvezza di questa banca. E come tutti sanno, avete visto l'entusiasmo della gente, io ritengo che oggi la gente si fida di noi, perché abbiamo dimostrato in questi anni che mentre gli altri presidenti si sono venduti le banche, il sottoscritto da 35 sportelli ha portato a 110, da 50.000 clienti a 150.000 clienti e ha assunto anche una bellezza di 500 persone in questa azienda, per cui i risultati penso che bastino da soli a dire come la pensiamo. L'ultimo cenno a proposito dello scrutinio palese. Il scrutinio palese è stato fatto quando la lista era una sola, perché costringere migliaia di persone presenti ad andare a votare quando c'è una lista solo presente? Per cui lo scrutinio segreto è uno scrutinio che si fa quando ci sono due o tre liste presenti, ma una sola, lo scrutinio segreto non serve. No? Anche voi nei giornali riportate le continue critiche, che sono sempre i due o tre personaggi che parlano per invidia, che nella vita non sono riusciti a combinare nulla, non potete dargli spazio, no? E cosa? Perché non rappresentano niente e nessuno. Avete visto oggi dove stavano? Beh, si è presentato Protasi, poi è successo un po' di maretta. No. Protasi non si è presentato a mandare il certificato di malattie. Scusi, Solfaroli, volevo dire, il vicario. Solfaroli, parliamo di un ex amico mio che preferisco non aggiungere parole. Avete visto tutti in che condizioni è, per cui basta questo.